l'emergenza del coronavirus. L'emergenza del coronavirus, l'hai sentito? Sì, sì, l'ho sentito, ma il problema è che lui sta cercando di imparare l'inglese, per cui pensa che il virus si possa dire virus, perché in inglese sai, no, con la I, eccetera. Ma poveraccio, poveraccio, si vede che non solo non sa l'inglese, non sa neanche il latino, perché è virus, insomma. Praticamente non sa un cazzo e continua a romperci i coglioni. Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo episodio del canale Meglievi 95, sesto episodio della nostra serie con il Regno delle Due Sicilie. Eccoci qui ragazzi, vi confesso che c'è stato un po' di delay, diciamo, dai primi 5 episodi rispetto a questi, nel senso i 5 episodi li avevo registrati un po' di tempo fa e questi invece li sto registrando praticamente nell'immediato, insomma, no? Nel periodo in cui li vedrete. Questo perché ho cambiato configurazione ancora del mio PC, ma soprattutto sono stato preso da un esame, ragazzi. Poi ho detto, cavoli, adesso mi inizia l'università ed è finita. Ho registrato 5 episodi per niente, e invece è arrivato il virus, il coronavirus, come abbiamo visto all'inizio, il buon Di Maio e la sua proverbiale capacità, ecco, e competenza, il coronavirus, e quindi sono a casa e niente, registriamo qualcosina. Allora, nell'ultimo episodio avevamo conquistato l'Egitto grazie al nostro mitico, adesso abbiamo, stavo per dire Evola, ma adesso abbiamo Vittorio Emanuele III, ma a noi ci interessa poco, dato che al capo del governo c'è appunto il nostro Evola. Abbiamo conquistato l'Egitto, vi avevo chiesto se fantocizzarlo o meno, molti mi hanno detto sì, fantocizzalo, ma altri mi hanno detto no, tienitelo, e infatti mi sa che ce lo teniamo, ragazzi, perdiamo un po' di stabilità, ma amen, insomma, qui non dobbiamo fare sconti, soprattutto perché di fabbriche ne abbiamo poche. Allora, prendiamo le nostre navi, rimettiamole qui nel porto di Taranto, facciamo pure partire il tempo e prepariamoci nell'immediato alla prossima guerra. Perfetto, ragazzi, fatemi divertire, fatemi conquistare tutto. Allora, vediamo un po' cosa possiamo fare. Allora, il nostro mitico... Purtroppo abbiamo perso di stabilità perché mi è ricomparso l'evento della crisi, perché c'è stato il passaggio, ragazzi, c'è stato il passaggio alla nuova versione sia della Kaiserreich che del gioco, perché è uscito il DLC La Resistance dei baghettari francesi, che io tra l'altro ho, ma che ho disattivato subito, perché sinceramente di me mettermi a memare adesso con le spie, ma penso che non era neanche compatibile il salvataggio. Sinceramente non ne avevo voglia. Ok, per quanto riguarda i focus, potremmo allearci con la Romania, fare un'alleanza con loro, ma tanto ci vogliono 10 giorni, quindi aspetterei. Io più che altro mi prenderei il papato, mi prenderei Roma, potrebbe essere il momento giusto, oppure continuiamo questo tratto per toglierci malus della crisi. Vabbè, direi che Roma può ancora un attimino aspettare. Mettiamo l'ordine legionario, perfetto. Allora, direi di andare avanti adesso per le ricerche. 364 giorni, facciamo questa. Tanto stiamo facendo i nostri carretti leggeri, poi vedremo di produrli. Com'è la nostra produzione? Allora, di fabbriche civili ne abbiamo 10. Non è male, magari ripariamo l'infrastruttura ad Alessandria, almeno ce la togliamo e non ci pensiamo più, tanto ci vogliono 5 giorni, fa niente. Per quanto riguarda la produzione abbiamo 14 fabbriche militari, non è malissimo, e stiamo sempre di più completando la nostra flotta, la flotta duo siciliana, che la dovremmo vedere qui, perfetto, eccola qui, la Regia Marina Siciliana. Dove sono i miei sottomarini? Ok, tra l'altro sarebbero tutti disorganizzati. Tanto qui sta iniziando una guerra, poi vediamo che cosa sta accadendo. Allora, mettiamolo in esercitazione, come dire, si disinteressa. Mettiamo in esercitazione un po' i nostri sottomarini e poi vediamo di esercitare anche... fare le esercitazioni... esercitare... fare le esercitazioni anche della flotta principale. Allora, obiettivi, guerre al momento. Sicuramente tra un anno faremo la guerra all'Impero Ottomano, perché andiamo pure a velocità 4. Perché sarà impegnato in questa guerra annosa con la Persia. Tra l'altro loro sono in guerra, sì, perché è un puppet dell'Impero Ottomano, quindi sono in guerra contro l'Iran, contro la Persia. Però io vorrei espandermi. Non so se ancora è il momento giusto,
per attaccare l'Italia. Sì, anche loro potremmo attaccare, in realtà. Non sono in nessuna fazione. Potremmo sbarcare a Venezia, prenderci l'avamposto. Ma loro ci sbatterebbero via, in realtà. Potremmo fare... che tra l'altro non penso neanche sia facilissimo sbarcare. Anche perché non abbiamo i marine e quindi potrebbe essere un po' un casino. Forse al momento non è adeguato. L'Albania ci aveva fregato perché è nella fazione con l'Austria. Quindi non è che abbiamo grandi possibilità di espansione. In Spagna non mi va di andare, almeno per il momento. Aspetterei ancora un attimino prima di decidere. La reale fabbrica d'armi di Torre Annunziata. Beh, non mi dispiace, dai. Mettiamola subito. Poi se è reale, no? Bellissimo, no? Interessante. Allora, potremmo ristabilire il concubinaggio, di fatto. Quindi mettere la possibilità di fare un po' una sorta di poligamia per i nobili, per la legione, i nobili, per i soldati, ecco. Però direi di rimanere fedeli alla monogamia, così abbassiamo anche la resistenza dei cattolici. Ce la togliamo anche perché poi dobbiamo affrontare il papato. Non possiamo fare questo? Richiede fede primordiale. Ok, allora questo culto un po' del paganesimo. Adesso vediamo di farlo, no? Credere nelle divinità naturali. Diciamo che Evola aveva un po' questa idea religiosa. Lui detestava il fatto che del cristianesimo, principalmente il cattolicesimo, non tanto il cristianesimo delle origini, ma il fatto che la Chiesa avesse un po' rinnegato, tanto qui stanno ricomparendo tutti gli eventi già fatto, purtroppo, vabbè, fa niente ragazzi, praticamente non gli piaceva il fatto che la Chiesa avesse rinnegato un po' tutta quella parte esoterica, tutta quella parte, intanto i veneziani si sono presi tutto il Veneto, avesse rinnegato un po' tutta quella parte misteriosa, tutta legata allo spirito, insomma, perché alla fine tu preghi, vai in chiesa, aveva ridotto molto ad una... Si era ridotto molto... In realtà è vero questa cosa. La Chiesa un po' si è ridotta al materialismo, ha rinnegato un po' tutti gli aspetti misteriosi. Divisioni motorizzate che tra l'altro... Ma noi possiamo fare i carri armati adesso? Aspettate! 8 giorni li facciamo i carri armati. Magari modifichiamo direttamente questo template autotrasportare. Tanto stavo parlando dell'esoterismo, però vabbè, no? No, perché c'è comunque questo elemento che c'era sicuramente nel paganesimo. Davano a venerare le divinità naturali, lo spirito, delle foreste, dell'acqua, queste cose. A Evola piaceva molto questa parte qui, insomma. Poi rivedeva molto... nel cristianesimo voleva un po' riprendere quello delle origini, anche perché il cristianesimo era molto si era mischiato, almeno nel mondo romano, con il mitraismo. Ma di questo poi ne parliamo dopo. Allora, abbiamo fatto i carri armati. Allora, vediamo subito di produrli. Bellissimi. Sono dei carri un po' schifosi, un po' fecali, però magari mettiamo 3 fabbriche... Togliamo qualcuno dei fucili, perfetto, e poi rimettiamo sull'artiglieria. Leggeri, e facciamo un po' il template, lo duplichiamo, chiamiamo carri della legione. Ok, perfetto, e poi mettiamoci i carretti. Ah, ho finito, porca miseria, ho già finito i punti. Che schifo! Che schifo di template! No, almeno da 20, dai! Vabbè, poi vediamo. Che schifo! Vabbè, abbiamo finito i punti. Mamma mia, servono tantissimi punti. Amici, ero un attimo entrato qui in questa schermata dell'alto comando, dell'esercito, del regio esercito, qui delle due Sicilie. Il problema è che tanto abbiamo fatto il culto primordiale. Il problema è che non c'è nessun generale che mi dà un po' di punticini dell'Army Experience, magari guadagnarne un pochino. Purtroppo li stiamo guadagnando solo dall'addestramento delle truppe, tra poco le truppe sono addestrate. Tra l'altro sto vedendo proprio dei generali incredibilmente brutti, tipo Soddu, guardate, questo per fare le fortificazioni, terribile. Vediamo di qua se c'è qualcosa. No, non c'è purtroppo nessuno che ci dà punti, ragazzi. Vediamo questo. No, Army Experience Gain. Ah!
Ottimo! Questo 0.10 al giorno! Fantastico! L'ho messo? Ottimo, vediamo se stiamo guadagnando. Sì, l'abbiamo trovato! Ah, che bello! Abbiamo fatto amicizia con il re Vittorio Emanuele III. Io, Evola, ho fatto amicizia con il re. Sono molto contento che ci sia questa sinergia, no? D'altronde, magari, a quanto pare, in questo universo, il re Vittorio Emanuele III ha le palle. È parecchio incazzoso, fortunatamente. Quindi, un po' tutte le mie remore che avevo a mettere un savoiardo al potere nel Regno delle Due Sicilie sono sicuramente andate via scomparendo, però dobbiamo decidere dove espanderci adesso. Ci sto un attimo riflettendo, scusatemi se mi percepite un pochino incespicare quando parlo, ma qui la situazione in Lombardia è abbastanza strana, questa cosa del coronavirus. Cioè, sono uscito prima e sembra di stare nella zona contaminata della capitale, vabbè, la gente con la mascherina, cose incredibili, la mucchina sparita ovunque, però vabbè, queste sono cose che immagino avevate già sentito. Fortunatamente non sono della zona rossa, becca gli accenti, mai dire, però più o meno siamo lì. Niente ragazzi, a guardare le fazioni ho notato che la Grecia è uscita dal patto di Belgrado, che adesso permane per la Bulgaria e la Romania, quindi direi di attaccare la Grecia. È sicuramente la nostra sponda naturale. Mi spiace per gli amici greci, ci avevo fatto anche una serie, non so se ve la ricordate, però dobbiamo conquistare la Grecia. Perfetto, allora loro saranno il nostro prossimo obiettivo. Quanto ci vuole? 20 luglio del 39, invece a settembre si romperà il patto con la Romania contro l'Impero Ottomano, che tra l'altro è un peccato non poter intervenire subito perché volevo aiutare i nostri amici persiani. Il template di carri leggeri è pronto. È orribile, ragazzi, terrificante. Tra l'altro 240 carri leggeri, quindi noi ne abbiamo adesso che ce ne servono... Sì, perché ho convertito queste in carretti leggeri. Terribile. Allora, questi per il momento non li utilizzerei in battaglia, dato che al momento di carri leggeri ne produciamo 3 alla settimana, quindi sicuramente aspetterei un attimo. Prepariamo questa invasione della Grecia e ci vediamo a brevissimo. Amici, sta succedendo una cosa molto divertente, il Giappone ha invaso l'Australia. Vi giuro che è la prima volta che lo vedo in vita mia proprio su Hearts of Iron. Mai vista una situazione del genere, hanno preso Canberra, hanno preso Sydney e si stanno avvicinando a Melbourne. Ma questi dove erano? Nell'intesa? Che schifo, non hanno protetto l'Australia. Come ha fatto il Giappone ad arrivare fin qui? Assurdo, assurdo. E invece qui c'è una guerra incredibile, tra l'altro... sì, l'intesa è stata aggredita dal Giappone e quindi si trova in netta difficoltà. Potremmo anche, quando perdono queste colonie, magari perderanno pure l'India, potremmo approfittarne per attaccare la Francia? Potrebbe essere anche una cosa interessante, però non avrei modo comunque poi di far capitolare il Canada, quindi aspetterei ad iniziare una guerra che non possiamo finire. Intanto qui i carlisti stanno perdendo. Allora, dai, adesso ci concentriamo sulla Grecia, che ho già preparato i piani di invasione. Qui tra l'altro le mie truppe non sono ancora prontissime, perché vedo che qui ci vorrebbero 140 giorni per coprire il fabbisogno di artiglieria. Anche di supporto equipment, un bel problema, e soprattutto anche i carretti leggeri, queste divisioni non saranno mai pronte in tempo. Quanto ci vuole? Ah, ci vogliono praticamente quasi 3 anni con i livelli attuali di produzione. Sicuramente non potremo utilizzarli in questa guerra. Un assalto alla Grecia, che faremo la prima andata comandata da Messe, che prenderà il Peloponneso, mentre la seconda, una volta fatti i primi 10 sbarchi, cercherà di prendere e mettere in sicurezza il nord della Grecia in una incredibile manovra tenaglia su Atene. Vinceremo, questo è proprio un piano un po' alla Visconti Prasca. Potremmo fare anche un excavation, poi finiamo questi civili e ci mettiamo a produrre qualcosa per il petrolio. Ho notato che comunque, avendo fatto questo focus, che adesso abbiamo finito, facciamo questo per avere altre fabbriche militari. Avendo fatto quel focus, possiamo fare questo focus, la sovranità sopra gli stati, insomma, per poter attaccare tutta l'Italia, quindi effettuare il risorgimento, ma fatto bene. No!
Puttana, troia. L'emergenza del coronavirus.